sbarca questo tema. Due ragazzi che arrivano sul palco di Sanremo e spiegano che si sposeranno il 14 di febbraio perché si amano, ma lo faranno in America perché in Italia non è possibile farlo. Ora, nel festival più nazional popolare che ci sia, sbarca questo tema e non è un caso perché in questa campagna elettorale questo è diventato un tema grande e dividente. Io, Paola Binetti, ho trovato una sua dichiarazione di qualche tempo fa in cui lei definiva l'omosessualità come una devianza della personalità. Ma voglio chiederle, crede davvero che si tratti di una malattia o non forse che si tratti di una situazione che attorno a noi esiste, che quindi in qualche modo va affrontata con un po' di serenità? Certamente è una situazione che intorno a noi esiste ed è Io una per situazione esempio reale, è una situazione concreta in cui, diceva Cerno che lui io sono anche. gay, quindi esiste, vicino, vede, per Perfetto, no, esempio. ma voglio dire, è una No, realtà esiste, le concreta. volevo dire che esiste, esiste molto, Ma esiste. non è solo, per, non solo Però non mi perché. sento deviato, non so come dire, sto benissimo, Certamente, guardi, il guardi, tema. non sono malato, no? Il Sono tema sano. è un altro. Il tema è se in questa situazione il riconoscimento di diritti, e mi sembra anche che da questo punto di vista, in tutto quello che è l'attività professionale, in tutto quello che è anche il raggiungimento di posizioni di successo, penso che tutti i suoi diritti siano stati Ma ci ampiamente. mancherebbe Ma perché, pure. Lei dice, ma perché lei ha la tesi di No, Napoli, dice, no, siccome è scemo, però è riuscito lo stesso. Ma io magari sono andato a lavorare perché so fare il mio mestiere, non perché vado con le donne o con gli uomini o perché devo sposare chi dice lei o chi voglio io. questo è un approccio, mi sembra, io non ho detto No, questo vabbè, ma e voglio dire, no, perché non sia sembra, no, faziosa. dice, perché Quello lei ha. che io voglio dire è Cioè, io un'altra secondo me cosa. si può essere gay anche senza essere Michelangelo, Ma senza essere così certamente, intelligenti, anche uno ma che fa un lavoro certamente. normale, anche un esodato, anche un disoccupato ha il Ma diritto di io scusi, andare a però letto con posso chi dire, vuole. la mia cosa che mi colpisce Posso dire una invece da cosa? donna No. E non gay è il tema dell'amore, cioè quei due si amano, Sì. perché non si possono Perché il sposare? matrimonio è una cosa diversa. Possiamo cambiare la Costituzione, possiamo Ma non cambiare i serve modelli cambiare la culturali di Costituzione. riferimento. Il matrimonio nella nostra Costituzione prevede che sia un contratto che in qualche modo, pensi che la Costituzione non parla nemmeno di amore, parla in realtà di un impegno di responsabilità reciproca in cui l'uno e l'altro sottoscrivono una realtà davanti a tutta la società che Parla di implica una coniugi la serie di Costituzione. Scusi, responsabilità anche nei ma se confronti il compagno di Tommaso Cerno si ammala e Tommaso Cerno vuole stare vicino a lui in Perfetto, ospedale, non è c'è normale che non ci può andare, nessun secondo problema. lei? Solo se si ammala, capito? Se si ammala sì, se sta bene no. E questa è la tragedia, uno dice deve mi ammalarsi per sembra, forza. beh, guardi, È una roba mi Però sembra che posso dire lei una sta cosa? assumendo un tono No, che ma io sta non ho scherzando, assunto ma nei io, suoi ma no, ma confronti. io la rispetto Ma guardi, mi perfettamente, sembra guarda. che io le sto dicendo che da questo punto di vista lei in qualunque ospedale andrà, troverà, come io mi auguro, ma è così Ma nella non è stragrande così? maggioranza degli ospedali che io conosco, lei troverà la massima attenzione alla sua Non è persona. vero, Ma non è cosa così. Ti posso dice? fare No, tanti io casi, scherzo, ma non è però al di là di assolutamente questo, vero. Ma io ho al di là lavorato di. in ospedale Ma lo so che lei è un medico e 40 anni questo lo trovo e anche nel mio abbastanza grave che un ospedale medico dica che l'omosessualità è una devianza, Allora, se vuole senta, proprio metterla su questo sì, piano. guardi. Però detto questo, tocca un tema e io rispetto Però. l'opinione dell'onorevole Binetti perché ha un'opinione diversa dalla mia ed è Ci giusto mancherebbe che, altro, anch'io chiedo il rispetto delle mie ed è opinioni, giusto che certo. la manifesti, attenzione, io non, Perché esprimevo stiamo la mia. arrivando a un punto che Però uno c'è non un può punto nemmeno che lei tocca che è manifestarlo. verissimo, c'è un punto che lei tocca che è verissimo. Che è questo? Cosa fa paura di tutto questo discorso di Sanremo? Perché lo amo, perché lo amo. Non la liberazione sessuale che in Italia esiste dagli anni 70 e si è visto a tutti i livelli quanto è libera e quanto se ne può parlare. Esiste il tema dell'affettività. Quello che spaventa della coppia gay è l'affetto, non ciò che fanno. Su ciò che fanno tutti dicono fate quello che volete, è l'affetto. Nel momento in cui queste due persone, legate da un affetto che non è soltanto diritti, e doveri, perché queste persone chiedono diritti e doveri, chiedono il dovere reciproco di avere di fronte allo Stato il riconoscimento dell'affetto, al di là di come lo manifestano, e quindi di mettersi a vivere una vita comune. È questo che spaventa, perché tocca nel profondo il modo in cui questa società, l'Italia, è costruita, giusto o sbagliato che sia, vecchio o nuovo che sia, lo tocca alle fondamenta, dà la stessa sensazione di qualche cosa di intangibile che cambia, che hanno dato le dimissioni del Papa. Una cosa che non esiste, che non pensavi che potesse esserci e che invece c'è.